Ciao a tutti ragazzi, questo è Cristiano che parla. Oggi sono qui con un nuovo episodio di Pokémon Showdown. Non chiedetemi perché ho fatto quella pausa in mezzo, ma volevo tipo provare a cambiare il nome Showdown e mettere qualcosa, ma poi ho detto no, non facciamo. Quindi facciamo una bella lotta in Underused con il Wizzoroark. Oh, non mi piace il suo team. Allora, good luck and fun, perché c'era Jane in mezzo. Allora, non mi piace. Fuck. Allora. Noi cominciamo con Ghoster, bla bla bla. Ok. Shandlyu entra in campo, ed entra in campo anche Swallow. Che si becca un bel lanciafiamme in faccia. Sperando che basti. Sperando anche che Arcanine non sia un Arcanine con Flash Fire. You tool. Sicuramente questo Shellov ha la fiammosfera con... Ah, soltanto avessi predictato Blastoise, cavolo. Va in campo Madame Spearow. Perché ho detto Madame Spearow? Cosa c'entra Spearow? E... Ah, per un secondo pensate che mi avrebbe anche scottato. Ma non è successo, fortunatamente. Allora. Mosse contro i Pokémon tipo acqua, io non ne ho. Yay! Allora, facciamo un bel wish. E diamo questo wish a Ghoster, così si ricarica quel poco di vita che gli era rimasto. E startiamo anche il timer. Quindi, Metagross potrebbe essere proprio un Pokémon pericoloso. Ha messo le Stealth Rock. Allora, sapendo che Metagross... io sono più veloce di Metagross. Non so se un lanciafiamme in grado di mandarlo KO. Quindi, perché io voglio riuscire a predicare... Io allora per sicurezza dovrei andare per Shadow Ball, che comunque è stabile ed è super efficace su Metagross e Fang Jet Line su Mega Blastoise, quindi... Yes! Quel danno, 100% e addio Kuno. Swallow... Non male. Per niente, non male per niente. Vai in campo Continent. Che si becca facciata. Questo gli farà il doppio. Un consiglio Emolgamen: non mettergli la Toxic Orb, ma mettile alla fiamma sfera che perde meno vita. Allora, Curse. Che adesso dovrebbe consumarne di meno. Manderà in campo Metagross. Prevedibile come non so cosa. Mi sono aumentato l'attacco e la difesa. Un terremoto lo resisto, un meteor pugno lo resisto, quindi vai con un bel knock off per togliergli lo strumento. Dai Continent, so che puoi resistere a un Metagross. E se non manchi anche meglio per te, no? E quindi vai con questo terremoto, Meteor Mash e due Axe for the win. Sì, lo scrivo. Sorry for the... Axe. Allora, Galvantula in campo. Non ti faccio fare un bel niente, perché io adesso manderò in campo Ghoster. Che si becca... Ah, per fortuna non è così. RNG. Non so cosa significhi. Vai con la lanciafiamme. Si persegue. 7%! Sono rimasto con 7% di vita. What? Ed è più veloce di me, cavolo. Volevo vedere cosa significa quel RNG. Quindi adesso accenderò il mio telefono. Qualcuno che ha mosso tipo Roach. Ecco, Past Beard. Che poi uccello dal passato sembra tipo una cosa molto perversa. Thunder Fang, sì, penso che sia la scelta migliore. Sì. È un peccato che su questo Pokémon non ho nessuna mossa tipo appunto Stab. Yes! No, mi è abbassato. Sono più veloce di lui e quindi vado con un altro Thunder Fang.
Allora, RGM. Dato che sono sicuro che lo perderò, me lo segno. RMG. E perché ho letto RG? No. No. Va in campo Astra. Will-O-Wisp, per fortuna mi ha mancato. Sto axando come se non ci fosse un domani. Vai con Dragon Claw. Yes. Dato che sapevo che l'avresti mandato Swallow. Mi ha dato no, Shield Bell, non Avance. Brave Beard. Se avessi utilizzato Roost. Se soltanto avessi utilizzato Roost. Bugs e addio Astra. Quindi io dico di mandare in campo Zoroark. Utilizzare un bel Nasty Plot. Che cavolo sto Thunder del. Bypass Deer. No, non lo reggo, non lo reggo. Ha vinto lui. Perché ho utilizzato Thunder Fang, cavolo! Era anche più veloce. Allora, Madame. Andiamo con un bel Wish. Che non si sa mai. Allora, volevo andare a vedere cosa significa questo Volt Switch. Manda pure in campo il tuo Arcanine. Gli Arcanine sono più forti in difesa fisica, se non mi sbaglio. Quindi Conti non dovrebbe avere problemi. Toxics non mi fa paura. E quindi andiamo con un bel terremoto. Non abbiamo bisogno di fare altro. Invece sì, ne avremmo avuto bisogno perché adesso lui si manda KO. Appunto. Quindi, madame, è tutto nelle tue mani. Allora, un bel wish lo devo dare. Appunto. Moonblast. Mi ha paralizzato. Mi ha paralizzato, cavolo. Non sono veloce, non ho una difesa fisica alta, quindi GG. Beh, questo non l'ho giocata così tanto male. Perché ha provato ad utilizzare Tossina? Fire Blast. Vabbè, allora l'Axe non conta perché in questo momento abbiamo axato, abbiamo axato entrambi. Fire Blast tanto non mi fa niente, anche se era un critical hit. E non gli faccio niente neanche io. Quindi un Toxic, dimmi che ce l'ho. No. Allora, aromaterapia. Che sono stufo di sta paralisi. Wish. Perché mi sono tolto dal. Oh no. Giocata malissimo. Giocata malissimo. Giocata dove. Ah, ho diminuito l'attacco speciale. Ok, se continuiamo così dovrebbe in teoria vincere lui. Ma questo dipende soltanto di quando gli diminuisco l'attacco speciale io. Adesso io ho bisogno di un wish. Questa battaglia andrà avanti per molto. E Madame, ti prego. Allora, quanto mi consumo con Fire Blast? Poco. Quindi si va con Moonblast, adesso critico e addio. Ah, invece no, per fortuna. Continuo a diminuire la. Eh sì, abbiamo perso. GG. Giusto? Abbiamo perso, giusto? Giusto? Sì, GG. Bella lotta. Io l'ho giocata da merda. Allora, RGN, RNG significa in pratica che, tipo mi ha detto, fa lo stesso perché in fondo l'Axe è una cosa casuale, quindi mi ha detto, tipo, non c'è bisogno che ti scusi perché l'Axe è una cosa che viene a caso. Se sei sfigato, sei sfigato come me. Se sei fortunato, sei fortunato come tutti gli altri. Seriamente, non c'è nessun altro di più sfigato di me. Volevo andare un attimo in Overused per vedere questo team, sì. Che
che è da un casino di tempo che non utilizziamo. Se non mi sbaglio, ho fatto anche un cambio. Non so se l'Understeerian c'era prima. Comunque, nel caso non c'era, benvenuto l'Understeerian, sei il nuovo Pokémon nella mia squadra. Ok. Non vedo così tanti overuse. Quindi, bene, buon per lui. Good luck e fun. Allora, same, grazie. Io dico di cominciare con i baci e finirla in fretta. Startile. Gengar è più veloce di i baci, giusto? E sì, dovrebbe essere più veloce. Start timer. Super Effective Sash e Focus Blast. Non male. Ma adesso sei morto. Allora. Così e Stacker Punch. Appunto, vuole utilizzare Destiny Bond. Pain Split, non male. Iron Head dovrebbe bastare. Sostituto. Addio sostituto. E Iron Head, Destiny Bond. Ah, non ho utilizzato Destiny Bond, però intanto mi ha portato i Tisacrep al 37% di vita. Jolteon utilizzerà una mossa tipo fuoco, quindi vai Sunshine, che è un difensore misto, perché comunque io lo utilizzo come difensore speciale. Che cavolo sto Axe, però, perché lo subisco sempre io. Io lo utilizzo come difensore fisico, però anche una difesa speciale che wow. Allora, boh, cosa dovrei con questo Shunshine? Dovrei dargli qualcosa da fare? Psichico, non gli consumo quasi niente. Ah, leftovers. Io dico di mandare in campo Hurt. Lui manda in campo Tyranitar. Non ce l'ho una mossa tipo. Beh, ce l'ho. Ho U-Turn che è super efficace. Ma è bastato. Peccato, 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 peccato. Entra in campo Sunshine di nuovo. Che ha comunque una difesa piuttosto alta. E andiamo con un bel Moonblast in faccia. Un Crunch dovrei sopportarlo. Payback, son più lento di te, mi dispiace. Moonblast non gli fa niente. Moonlight, allora. Perché ci sono tutte queste parole con la luna? Con la luna. Avrei dovuto chiamarla Sailor Moon a sto punto. Payback, fa pure. Tanto io voglio soltanto recuperare un po' la mia vita. Entra in campo. Ma facciamo così. Mandiamo in campo It is a Crap. Utilizziamo Play Route. Però il problema è se lui mi predicta. Il problema è se lui mi predicta. Payback, ok. Il coso è finito e vai con un bel. Sì, vai con Play Route. Per un secondo ho pensato che avesse mancato. Allora, chi entra in campo? Jolteon. Allora, vai con Play Route. Dovrei riuscire a mandarlo. È più veloce, cavolo. Mi dimentico sempre che Jolteon ha una velocità che è. Oh mio Dio. Se questo Jolteon non ha idem, l'ha cambiato prima, quindi non penso che serve. Quindi ne approfitto per fare un bel Sword Dance. Lui cambierà. Oh, non cambia. Buon per me. Sword Dance e beccati adesso questa mossa Stab. Non importa chi mandi in campo, perché comunque fa male. E se ti manda KO Venusaur, allora questo mi sa tanto di un bel GG. Dipende tutto da quanto riesco a resistere. Che poi contando che ho anche la cosa, la Life Orb, devo stare piuttosto attento. U-Turn super efficace. È più veloce, cavolo. Starmie è più veloce. Liquefator, vai. Hai fulmine, giusto? Ho tirato la Expert Pell, perfetto. Quindi spero di essere più veloce in uno Starmie, no? Sono più veloce in uno Starmie, in teoria, giusto? 102, un po' mi preoccupa. Infatti non sono più veloce, ma resisto. E Starmie, addio.
Entra in campo Jolteon, che è più veloce di Liquefator, lo manda KO e mi sono rimasti dopo soltanto due tank. Quindi, fulmine in arrivo, vai in campo Plant Folle e dagli un bel tossino, no, Will o' Wisp allora a sto punto, sì. Mandali un Will o' Wisp. Tanto è inutile che mi mandi cosa, ho la bacca cecro, cegro, non cecro. E Shadow Claw. Jolteon è un difensore speciale, giusto? È più bravo in difesa speciale che in difesa fisica, no? Entra in campo Ninetales, arriva al sole. Perdo vita. Mando a sacrificare Liquefeitor. Così posso mandare in campo Sunshine. E grazie al coso dovrei ricaricarmi più di prima. Confuse Ray. Sì, vabbè. Oh yeah! Quindi, adesso mi attaccherà e io vado con Psichico, che consuma di più. Infatti, probabilmente toglierò Moonblast e metterò qualcos'altro. Cavolo. Ne ho utilizzato Fire Spin per non farmi cambiare. Il sole è finito, quindi non gli è dato la. Wow, oggi sto axando in una maniera. Tutto dipende da questo. Vediamo un po'. Vediamo un po' che avrà la meglio. Oh. Dai. Dai. M'ha beccato purtroppo. Purtroppo il tempo dell'Axe è finito. È più veloce, mi manda KO Plant Folle, anche se è un difensore speciale. Fire Spin. Cosa ti serve? Beh, ha senso. Ok. Potrei riuscire a vincerla, magari. Leech Seed, ho bisogno di dargli il Leech Seed, assolutamente. Perfetto, Leech Seed. E adesso spammiamo Ornilic come se non ci fosse un domani, probabilmente. Non so che farò adesso. Oh! Thank you. Ha detto che ho un buon team. GG. Questo team in verità, allora, se devo guardare i miei team e dire quale sia il migliore, allora questo qui è così così. Questo è uno dei miei team che andrebbe migliorato. Dovrei anche cambiare qualche Pokémon e aggiungere un Pokémon che sappia utilizzare mosse tipo fuoco, perché seriamente sono senza Pokémon tipo fuoco e potrebbe essere un problema. Il Catalyst mi piace un po', però abbiamo proprio più debolezze in comune. Dovrei appunto cambiare proprio Pokémon, non dovrei cambiare squadra, dovrei proprio cambiare Pokémon perché abbiamo. Sto mouse che si scollega. Abbiamo Zangus e Cryogonal che sono deboli al tipo lotta. Abbiamo 1, 2 e 3, questi 3 che sono deboli tipo fuoco, però fortunatamente ho Flash Fire, ma non sempre predicto bene. Poi togliamo sto coso. Il Come to Me è così così. È un buon team, sono deboli un Pokémon, ma il set proprio. Preso singolarmente, i set di ogni Pokémon non mi piacciono così tanto, soprattutto quello di Gyarados, non so che set dargli, quindi magari nei commenti mi date anche un consiglio se volete. Vabbè, il Monotype Electro penso che sia il peggior team che io abbia. Wolzorak, questo non mi piace tanto, dovrei fare dei cambi, soprattutto Aerodactyl, e probabilmente dovrei togliere proprio dovrei proprio togliere Zorark e mettere qualcun altro. Monotype Psico, che non l'abbiamo visto quasi mai. Questo sì, mi piace un po', è piuttosto bilanciato. Dovrei soltanto spargere un po' meglio i tipi delle mosse, perché appunto abbiamo quasi tutti i tipi che sono super efficaci, che possono compressare i Pokémon super efficaci al tipo Psico, se li hanno soltanto in due che vengono mandati KO velocemente, perché sono
ritenuti quasi. Questo è un team che, allora, se devo essere sincero, allora, il team che voglio, il mio team, questo è il mio team principale in underused. Mentre i miei team in principale in overused sono questo e il Let's Rock. Allora, perché sono questi due? Allora, prima di tutto, questo l'ho fatto basandomi sul voler utilizzare Mawile e Greninja assieme, perché sono i due Pokémon che mi piacciono un casino. E poi dopo ho costruito attorno a loro altri Pokémon che ho ritrovato interessanti, tipo Magmortar, che copre abbastanza debolezze dato che può imparare un casino di mosse. Landorus, che è piuttosto forte in attacco, Cresselia e Trevenant, che sanno resistere molto. E poi dopo c'è questo qui, che l'ho costruito tutto. In pratica basandomi su come contrastare i Pokémon che ci sono in overused. Ogni Pokémon che c'è qui è più o meno in grado di contrastare ogni Pokémon che c'è in overused. Questo team è. Voi mi mandate un team in overused, io più o meno con questo riesco più o meno a contrastarlo. Il problema è appunto se mi vengono Pokémon di underused, rarely used, never used, o quel genere lì, tipo c'era una lotta in cui ho fatto questo team e mi sono ritrovato contro Swampert. E io non avevo nessun Pokémon che potesse far del male a Swampert. Perché? Perché non avevo mosse tipo erba o altro. E poi c'è il Monotype Acciaio che appunto è l'ultimo team che ho fatto e va giusto modificato un pochettino perché è un buon team. C'è una piccola parte che dovrei tagliare. Magari ci facciamo una random battle, giusto? Giusto così, rapida. Allora, Noivern, che mi piacerebbe utilizzare, e Kropius. Good luck and fun. Allora, questo Kropius non si chiamerà più Kropius, ma si chiamerà in un altro modo. Allora, Leaf Storm e Slash. Ok, quindi, Leech Seed prima di tutto, Lanciafiamme, che non mi fa niente perché sono un cavolo di difensore speciale. E poi dopo Reshi, abbiamo Reshiram, Shuckle, Dodrio, Hitmonlee e Rotom Coso. Allora, ho mossi tipo, dimmi che ho mossi, non ho mossi, oh fuck. Vai Rotom Wash allora, start timer. Mi mando un Will-O-Wisp allora, dato che Beartic è un attaccante fisico, giusto? Ovviamente io lo manco, vai di nuovo con Will-O-Wisp, voglio colpirlo ad ogni costo. E poi devo controllare le statistiche di Reshiram. Super power. Wow! Ok. Allora, super power si consuma così tanto. Te quanto. Hai meno difesa di lui. Chi è che ha più difesa di. Shuckle. Shuckle resiste a tutto. È un peccato che appunto Shuckle abbia pochi PS perché le sue difese sono oddio. Immaginatevi uno Shuckle, appunto, che è proprio questo Shuckle che scambia la difesa con l'attacco. Wow, un 424 sia in attacco speciale che in difesa speciale sarebbe. Oh mio Dio, però appunto purtroppo è piuttosto lento. È davvero è lentissimo. Penso che sia tra la top 10 dei Pokémon più lenti, magari. Non ne sono sicuro, dovrei comprare. LOL! Shuckle contro Shuckle. Io dico di cambiare Pokémon. Ho un Pokémon che sa più usare mosse tipo acciaio. No. Dico di mandare in campo Kropius. Sì. Infestazione. Non mi piace l'infestazione. Leech Seed. Perfetto, così. Tua velocità è diminuita. Noi ci prendiamo la tua cosa. Hai l'attacco diminuito. E quindi io posso mandare in campo Reshiram senza problemi. Ice Door Crush. Questa l'ho anche un po' rischiata. Cosa è morto. E quindi io dico di andare con un bel Drago Pulsar. Ok, meno uno. Adesso in teoria dovrebbe mandare in campo. Google, no. Allora, Google. Google. Cavolo di Google. Drago Meteora!
Ah, a cartel rosso questo coso? Beh, buono, allora, sostituto. Infestazione. Ok. E adesso vai con close combat. Pian piano dovrei riuscire a farlo fuori questo shackle. In un modo o in un altro io farò fuori shackle. Allora, adesso che ci penso ho anche scoperto quasi tutti i miei Pokémon. Rollout. Quanto odio il rollout? Voi non avete neanche la più pallida idea di quanto sia odioso il rollout. Allora, quando mi manda KO il coso devo stare attento perché potrebbe mandarmi KO. Ok, addio Shackle in 3 close combat e ho ancora il coso, quindi posso resistere a un altro attacco. E poi utilizzo Sucker Punch per fare fuori il Pokémon che entra. Allora, close combat. Ok. Lanciafiamme per man... Intrapasso. Sì, ha intrapasso! Quel Pokémon ha intrapasso! Che cosa bella, vero? Proprio bellissima. Allora, Dragon Pulse non dovrebbe avere tanto cosa. Per questo io ho messo intrapasso a come si chiama? Al mio Chandelure. E man, ti ho fatto metà vita con un Dragon Pulse, quindi Pain Split. Fuck me. Oh. Pain Split al 41, quindi vai, entra in campo Rotom Wash. Ok. Non hai mosse tipo. Inutile. Ecco. Cherrim. Inutile perché adesso sono dietro il sostituto. E ho leftovers. Quindi ti mando un bel Pain Split. Ok. Sunny Day. Un brutto presentimento. Will-O-Wisp lo devo mandare. Solar Beam. Arriva un altro Solar Beam. E io ti dico di mandare in campo Reshiram. Così posso sfruttare il sole che lui stesso ha messo. Perfetto. Manderà in campo Rotom Calore. E quindi vai Dragon Pulse. Non si arriva neanche a mandare in campo cosa. Quindi entra in campo Gugra. Utilizzerà Dragon Meteora. Io con chi cavolo lo faccio fuori? Ugra. Questo è un bel problema. Stab super efficacità, proviamo. Dragon Meteora e KO. Ok. Ok, Dogrio. Vai con Tossina. Sperando che non cambi Pokémon perché voglio predictarlo e mettergli e utilizzare in seguito. Vabbè, almeno ho avvelenato Noivern. Quindi. Double Heads. Sì. Dai, al massimo mi mando KO da solo. Questo danno è wow. Magari potrei farmi un Dogrio. Roost e addio Noivern. Non addio. E invece sì. Addio. Addio Noivern. Gli sono rimasti due Pokémon. Il problema maggiore è Gugra. Voglio utilizzare un Roost. Mi manda KO, cavolo. Sì, mando in campo coso. Faccio un bel sostituto. Così da poter ricaricare vita senza problemi. Almeno spero. Fulmine. Quel fulmine è stato in grado di togliermi il sostituto, quindi è pericoloso. Quindi vai Shuckle. Fulmine non mi fa niente. E boh, proviamo Rollout. Anzi, infestazione. Non può cambiare il Pokémon. Lui me l'ha fatto cambiare. Quindi lui perde Leech Seed. Te lo do.
probabilmente avrà gelo raggio lanciafiamme. Fuoco bomba. Anche questo penso che vada bene. È un fuck you. Rust, perdo il tipo coso. Ok. Per fortuna non è un Gugra fisico. E quindi boh, posso soltanto andare di Air Slash. Fulmine. Fa pure, tanto ho questo Cropius, non si manda KO facilmente. Anzi, io dico di mandare in campo proprio Shackle. Oggi sto avendo un Axe che wow. E andiamo con Rollout. Dragon Tail. E mi rimanda Cropius in campo. Vabbè, a sto punto allora Air Slash fino alla fine. Dragon Tail. Entra in campo Shackle. Rollout. Tanto non posso fare altro. Vuole farmi fuori a forza di Dragon Tail. Sto qua. Will-O-Wisp, dagliene uno per favore. Oh. Dragon Tail. Non ti stufi? Shackle mi è morto. Sì, mi è morto. Vai con fulmine. Dai, prima o poi lo faccio fuori, no? In teoria Dragon Tail non funziona se sono dietro il sostituto, giusto? No! Dato che. Quindi vado di nuovo con un altro sostituto, sì. Non può farmi cambiare Pokémon. E adesso attacchiamo con Thunderbolt. Tanto per fargli altri danni. Dai, ce la stiamo giocando. Cioè, me la sto giocando, non ce la stiamo. Dragon Tail, resisto ancora. Ah, ecco perché consuma tanto gli aumenti. Quindi questo è un Gugra misto. Non male. Addio Gugra, dimmi di sì, ti prego, dimmi di sì. E invece no. A sto punto vai con un fulmine. Tanto non può cambiare. Dai. Proton Calore è rimasto e rientra in campo. Oh, sostituto. Trick. Cos'è che ha? Cesca. Mi sono. Volswitch. Non mi fa così tanto. Allora, ho bisogno di utilizzare un Roost. Ok. Vai con Leech Seed. Ok. E vai con Air Slash. Tanto prima o poi ti mando KO, sappilo, eh. Molto lentamente, ma lo farò. Se soltanto non fosse anche di tipo fuoco. Ah, forfittato. Perfettamente. Perfetto, ho capito che non. Wow, sono a 1300! Oh, non male, Xilko. Non male. Quindi questo episodio si è andato un po' troppo per le lunghe. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti.